Io mi ricordo che mia madre è scesa da casa sua, nel senso che da casa dei nostri, e andò a fare un'ennesima denuncia. Cioè, le scese per andare a fare un'ennesima denuncia dai carabinieri, e lì c'è colui la vite che stava andando dai carabinieri e l'aspettò fuori proprio, cioè, con la caserma. E da lì in poi mia madre scese e disse: "Vedete, questo qua comunque è qui che mi aspetta e mi vuole uccidere." E loro: "No, no, 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 cicco, non si preoccupi, non le farà nulla, non le farà nulla, cioè nemmeno ad accompagnarla a casa con una scorta, niente." E mia madre scese a, cioè, pochi metri più avanti dei carabinieri. Lui le taglia la strada e le scarica il caricatore di pistola addosso. Cioè, per me lì è caduto il mondo. Carmine Ammirati è uno degli orfani di femminicidio del nostro paese, uno dei volti nascosti della violenza di genere, un sopravvissuto. In Italia sono oltre 2100 questi orfani speciali, ma possiamo affidarci solo alle stime, perché se raccogliere i dati sui femminicidi è già di per sé molto complesso, lo è ancora di più trovare quelli di chi resta. Anche questa difficoltà ci riporta a una realtà fatta di dolore e solitudine, come ci racconta Damiano Rizzi, psicologo al San Matteo di Pavia, che segue molti di questi bambini. Anche lui è un sopravvissuto. Al termine di un lungo iter giudiziario, ha avuto in affidamento il nipote, figlio della sorella, uccisa dal marito. E i dati non ci sono perché, per tanti motivi io credo, perché se le donne purtroppo ancora oggi rischiano di essere poco viste dal punto di vista della nostra società, i bambini lo sono ancora di meno. Neanche una pandemia, no? La pandemia è un evento eccezionale, unico, che avrebbe dovuto mettere in moto con i tempi di un'emergenza delle azioni nei confronti dei bambini e adolescenti, ancora oggi non esiste la possibilità di un supporto psicologico. Un orfano di femminicidio vive una vita consapevole che lui comunque sia un orfano, ma ha anche paura di esporsi ad altre persone, sapendo che lui comunque è un orfano, perché comunque è difficile raccontare, perché vivere ogni giorno con la persona più importante della tua vita, perché mia madre per me non era una semplice mamma, no? Era la mia migliore amica, io con lei facevo di tutto, gli dicevo tutto, quindi comunque avere improvvisamente questa mancanza è molto difficile andare avanti. La nostra legislazione è una delle più avanzate in Europa per la tutela di chi resta, di chi sopravvive alle violenze. Con il decreto entrato in vigore il 16 luglio 2020, lo Stato garantisce alcune tutele sul diritto allo studio, spese mediche, inserimento nell'attività lavorativa, ma l'iter per accedere a questi fondi è complesso, soprattutto richiede di attendere i tempi della giustizia, mentre è il tempo che gli orfani non hanno. Bisogna guardare anche ad una immediatezza nell'intervento alla persona o alle persone che sono vittime di questi reati. Si sta lavorando con l'ufficio legislativo del Ministero dell'Interno per poter intervenire subito a favore delle vittime con una provvisionale che potrebbe essere anche a fondo perduto. Mi spiego, se io ho bisogno di vittima, ho bisogno di trasferire mio figlio da una scuola ad un'altra, voglio dire, devo farlo immediatamente. Ho dovuto abbandonare gli studi in quel periodo perché, ecco, mi ha colpito nel mio periodo, ecco, dell'adolescenza, no? Dove mi dovevo, cerco, diplomare, cioè, non sono riuscito. Ho avuto il sostegno di tante brave persone. Un bambino che in un momento perde la mamma, perde il papà, perde la casa, perde tutto. È evidente che c'è una condizione di bisogno da tutti i punti di vista. Qual è il trauma
di un bambino che si addormenta la notte e al mattino dopo si sveglia e il suo mondo interamente non c'è più. Non c'è più. Perché gli raccontano che la mamma, bah, all'inizio mica gli si dice subito tutto, no? E quello che accade nella realtà è che non sono pronti i tribunali, non sono pronti gli avvocati, mancano i giudici tutelari. Nei tribunali ci sono i dossier che rimangono lì. E hai voglia ad attendere che l'orfano di femminicidio possa avere un tutore. E non c'è il giudice tutelare a volte. Non c'è nessuno che apre le lettere che inviano gli avvocati. E noi, ecco, essendo orfani, quindi noi siamo figli dello Stato, ancora di più lo Stato si deve prendere cura di noi. Ecco, un sacco di noi si trovano in situazioni, ecco, che sono maggiorenni, quindi si trovano da soli, quindi magari con un affitto o con le spese da portare avanti, ecco, e a volte senza un'istruzione, senza nulla. Quindi comunque da questo punto di vista sì, il fattore economico è molto importante nella nostra situazione. È importante, secondo il mio punto di vista, quando succedono questi eventi disastrosi, trovare il sistema dove si mette una bandierina su quei beni che il probabile reo ha, atteso che poi, quando la sentenza passa in giudicato, mi creda, i beni o il bene spesso diventa deprezzato o addirittura non c'è. Oggettivamente mi chiedo con grande umiltà se dopo tanto tempo siano sufficienti per una violenza indennizzare 25.000 euro. Dobbiamo fare una pausa e dobbiamo riflettere. Difficile parlare di soldi quando si parla di affetti, di amore. Nulla potrà restituire a quei bambini, a quei ragazzi, la loro mamma, ma questi bambini sono vittima di una società che non ha saputo intercettare l'abisso. Non è mai un atto improvviso, per cui le cose andavano bene, e un mattino, un pomeriggio o una sera, improvvisamente, succede l'irreparabile. Ma è, come dire, un atto estremo che arriva a seguito di periodi molto lunghi, di anni in cui ci sono segnali che non vengono ascoltati dai medici, dai familiari stessi. Erano situazioni che lui andava a creare per avere proprio quel momento, ecco, di litigare. Tante volte sono stato testimone e tante volte ho dovuto anche io mettermi in mezzo per non far accadere, ecco, il peggio, però era inutile perché comunque si continuava sempre e sempre e ancora di più. Un bambino figlio di una persona uccisa per violenza va assistito per tutta la vita. Secondo me è come una vittima di guerra. Una guerra che per quel reato oggettivamente lo Stato ha perso. Monica Peruzzi, Sky TG24.